Sindaco, pronti? Si riparte anche se in realtà lei non si è mai fermato. Sì, come dice, oggi simbolicamente apriamo questa nostra camminata verso l'appuntamento di giugno, lo facciamo in un luogo pubblico come piace a noi, chiamando i nostri sostenitori, concittadini tutti, quelli che credono, chiedono di andare avanti. Salvemini in corsa a ottenere la carica di sindaco al comune di Lecce e lo fa con l'affetto e il sostegno del suo gruppo, una campagna elettorale che vede come antagonista la senatrice Poli Bortone a capo della coalizione del centrodestra, ma Salvemini la guarda senza paura. La paura non è un sentimento che accompagna chi vive questi impegni, questi appuntamenti. Io ho il rispetto di tutti, mi impegno a far bene con i miei candidati, con le mie candidate, con tutti i movimenti e i partiti che mi sostengono, con i cittadini che ci saranno al fianco e poi sarà il popolo sovrano a decidere. C'è un errore del precedente mandato che pensa che non rifarà eventualmente nel nuovo? Io dico sempre che il bravo amministratore è quello che sbaglia di meno. Sicuramente avrò fatto errori. Saranno i cittadini a valutare quali e quanti, se sono stati rilevanti o meno. Chiunque è chiamato ad assolvere una funzione di responsabilità collettiva, sedendosi sulla poltrona di sindaco, ogni giorno decide tante cose. Può succedere che qualcuna sarebbe potuta essere diversa, ma credo di aver fatto tutto insieme ai miei, convinti sempre di coltivare un'idea di interesse pubblico,